per sta sfiga di merda, però. Questa mattina in qualifica ho fatto un salto in avanti epocale nella mia guida. Ho semplicemente cambiato il modo in cui accelero in uscita dalle curve e ho tirato giù un secondo. Chiaramente, avendolo appena imparato, devo ancora metabolizzarlo e devo ancora digerirlo. Tra poco avrà inizio gara 1 e chiaramente farò del mio meglio per applicare quanto imparato oggi in qualifica. Per quanto riguarda la partenza di gara 1, sapendo che la partenza non è il mio punto forte, sfrutterò quello che invece è il mio punto forte, ovvero la staccata. Alla prima curva tirerò una staccata della Madonna per cercare di passarne quanti più possibile all'esterno della prima curva. Partenza che ha fatto Scotty. Dio, oh! Oddio, mi sono spaventato, non mi aspettavo di trovarmi una moto così vicina. Ah, nello spaventarmi lì alla prima curva ho istintivamente chiuso il gas e rialzato la moto e mi hanno passato in tre. Oddio, oddio, è caduto Vocaturi là davanti, madonna che rischio. Qui avete appena visto uno dei grossi problemi che ancora ho in gara, ovvero che nei primi due giri sono lento. Non riesco a spingere fortissimo sin dalla prima curva, questo perché devi trovare un attimo il ritmo, devi prendere confidenza, hai paura di cadere, quindi ora devo mettermi giù, concentrarmi e martellare una serie di giri veloci per andare a riprendere quelli là davanti. Che vi ho ripresi. Ultimo giro, adesso devo solo sperare che là davanti Scotty e Palladino si infastidiscano tra loro per eventualmente infilarmi. Che siete lì, dai, dai, che siete lì. Niente da fare, li avevo presi, ce li avevo lì. Bravo. Quinto, ma lì, insieme a Scotty e Palladino. No, ma proprio oggi li azzeccava la partenza della vita, eh. Avevo il 23 in tasca. Adesso lo sai, è inutile che... Te vabbè, tutti i giri lì. Eri
dietro? Ma in cui c'è tipo zanzara. Ah sì? Qui sei in lato, bastarda. Ok, gara 1 è andata. Sicuramente è stata una gara noiosa, infatti per quello ho tagliato corto. Perché sono stato in solitaria, non è successo nulla. Ma nonostante il quinto posto, che mi fa perdere punti in campionato, è stata comunque positiva per due motivi. Il primo è che ho avuto un passo di gara molto costante. E questa è una delle doti più importanti che un pilota deve ricercare. Il secondo è che ho realizzato che questo mio nuovo modo di guidare e di accelerare è la chiave di tutto. Accelerando in maniera meno violenta e più progressiva, non solo ho migliorato i tempi sul giro, ma soprattutto mi stanco pochissimo, non avevo neanche più male agli avambracci. Il problema è che questo nuovo modo di guidare va ancora metabolizzato e capito, perché sono ancora lento in uscita di curva. C'hai una staccata che fa poco. Lo so. Figa, devi accelerare. E quello che sto imparando a fare è accelerare senza imbizzarre la moto, è lì la difficoltà. Oh, tutta la gara l'ho fatta sul tempo della qualifica. Staccati, ho visto stamattina, sta che qua sta che benissimo. La dietro dopo la 5 veloce sta che guadagna di un sacco. Perdevi tutto, nel carro di cavallo e nell'ultima curva di cammino. Infatti nelle uscite di curva perdevo tanto, ma in staccata invece recuperavo tantissimo. E la staccata devo dire che è veramente il mio punto forte. Quindi devo trovare il modo di accelerare progressivo, ma comunque uscire forte dalle curve. Un'altra cosa che ho capito è che ho ancora istintivamente paura del corpo a corpo. Una delle grandi differenze tra le moto e le auto è che mentre in auto sei chiuso dentro un abitacolo, sei sicuro, quello che succede fuori chi se ne frega, in moto sei su una moto. E il contatto con gli altri è fisico. Se uno ti arriva addosso a te, non alla macchina. Quindi inconsciamente quando sei in piega ai 150 km/h e ti trovi una moto a 30 cm dalla faccia, ti spaventi e chiudi il gas e rialzi la moto, ma è una cosa istintiva. Ed è un peccato perché se in gara 1 non mi fossi spaventato e fossi comunque rimasto lì e avessi tenuto aperto, sarei magari uscito terzo dalla prima curva. E questa è una di quelle cose che purtroppo solo l'esperienza e la pratica permette di imparare. Devi stare in moto, fare duelli e prima o poi ti abitui. Adesso in gara 2 dovrò metabolizzare quanto è successo in gara 1 e impegnarmi a essere più deciso ed entrare più cattivo. Che partenza che ha fatto! Ah, di nuovo come in gara 1, ho rialzato e mi hanno passato tutti all'interno. Ma adesso faccio una follia, alla prossima curva mi butto alla morte all'esterno a costo di cadere. Dai, sì! Madonna, cosa ho fatto all'esterno? Oddio! Dobbiamo assolutamente rivederlo. Allora, è vero che il Kawasaki all'interno ha fatto un po' da tappo agli altri, ma io all'esterno mi sono buttato alla morte. Adesso di nuovo giù in carena e andiamo a prendere quelli là davanti perché oggi si va a podio. Oh, Vocaturi ha di nuovo problemi là davanti, devo passarlo subito, non devo perdere tempo. Vai, passato. Ok, adesso devo dare tutto quello che ho per andare a prendere là davanti Scotty e Striato.
continua a sbagliare linea in questa curva, non so perché, e infatti perdo qualche decimo. Vabbè, ma per fortuna recupero dopo in staccata. Dove perdo tanto è questa uscita di curva. Guardate quanto perdo, sempre per il solito discorso che ancora devo metabolizzare il modo di accelerare. Però guardate quanto guadagno in staccata, è pazzesco. Dai che vi ho presi! Ok, ora sta per arrivare il momento del disastro atomico. Ci tengo a precisare che di quello che stava succedendo dietro a me non me ne sono minimamente reso conto, perché quando sei sul rettilineo hai 250 all'ora guardi avanti, e l'ho scoperto solo a fine gara riguardando il video. Prego. Voi sapete che se D'Ambrosio fosse scivolato sul suo stesso olio avrebbe fatto strike, ci avrebbe tirati giù tutti alla prima curva. È andata bene. Oddio, striato! Madonna, stavo per stendermi anch'io per evitarlo. Là davanti Scotti in difficoltà. Questa è l'occasione dell'anno. Madonna, ma cos'è? Cos'è quel fumo là sul rettilineo? Sa che qualcuno ha rotto. Ok, dicevo, questa è l'occasione dell'anno. Con questa gara, con Striato fuori, Palladino, D'Ambrosio, Lamagni dietro e Scotti là davanti in difficoltà, si riapre il campionato. Bandiera rossa, no, 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 non è possibile, io non posso essere così sfigato, stavo facendo la gara della vita, ma non è possibile, perché, perché? Non posso avere sta sfiga di merda però. Ogni volta che va bene va. Aspetta, aspetta Lori. Lo metto. Cazzo, sto facendo una gara. Cara Eva. Ah. Che sfiga però. Ah, ma c'è. Ma che culo c'ha quest'uomo? Secondo, la gara della vita stavo facendo. C'avevo lui che me lo stavo cucinando un po' lento. Olio, madonna. Mamma mia, ma chi è che ha rotto? Guarda quanto olio. Poi hai preso il caso. Una roba.
dietro. No, sei inchiodato la ruota dietro, c'è Rita davanti, ho detto porco, sono scordato tutto di qua. Minchia. Come tu sei, ti sei messo per così, io mi sono buttato dall'altra parte con la moto in traverso per non prendere, ho detto mica sono centro, ci uccidiamo in due. È perché non riuscivi più a fermarti. La moto bloccata. Ma io, non vedevo così. Niente. Quindi. No, come fai? Mi sono affiancato qua sul dritto, no? Hai fatto una sbavatura appena. Sentivo un... Mi sono affiancato, ho visto la moto fare così. Ho detto, mica va bene che sono uscito dalla scia, fa troppo. E adesso sono arrivato in fondo e ho detto, ma mi sa che è uscita la bianca qua. Sì. Quindi cioè, ci metteranno mezz'ora. Ha iniziato a fumare da là in fondo. L'ho spaccato qua. Purtroppo la rottura del motore di D'Ambrosio ha lasciato 500 metri d'olio sulla pista. E dato che ormai sono le 6:30 di sera, non c'è il tempo di pulire la pista. Quindi dato che la pista è inagibile e che non è stato percorso il numero minimo di giri di gara, la gara viene dichiarata annullata. Si terranno solo i punteggi di gara 1, mentre gara 2, 0 punti a tutti. Purtroppo queste sono le gare. A volte riesce a fare tutto alla perfezione, ma poi arriva la sfortuna e manda tutto in fumo. Con Palladino e Lamagni dietro, D'Ambrosio è striato fuori dai giochi e Scotti a portata di tiro avrei recuperato punti su tutti quanti e il campionato si sarebbe riaperto. Invece mi porto a casa a soli punti di gara 1, dove ho perso terreno su tutti e scivolo in sesta posizione nel campionato. La cosa positiva è che siamo 5 piloti nello spazio di 10 punti e il campionato è ancora apertissimo. La prossima gara sarà a Franciacorta il 22 luglio, la mia pista di casa. Si punta in alto. Fino ad oggi ho seminato e adesso è giunta l'ora di raccogliere i primi frutti.